Luigi Filippelli, che presenta la proposta di Cesare Oliviero Rossi. Ecco, quindi lei c'è. Benissimo, di che cosa si tratta? Dunque, si tratta di un'applicazione, diciamo, di un progetto di ricerca che riguarda essenzialmente il riciclaggio dei sistemi bituminosi per pavimentazione stradale. Se è molto sensibile, noi siamo, i proponenti siamo appunto tutti afferenti al Dipartimento di Chimica dell'Università della Calabria e in realtà, diciamo, gli obiettivi di quest'idea sono essenzialmente due. Il primo obiettivo, quello che si intende realizzare nell'arco di un solo anno, è quello di formulare degli additivi per il riciclaggio appunto del bitume usato come legante stradale. Il secondo obiettivo più ambizioso è quello di creare dei nuovi parametri per la classificazione del bitume. Come, diciamo, vedremo adesso, diciamo, un'introduzione velocissima per capire brevemente come ci approcciamo a questo problema. Il bitume essenzialmente è un materiale polimerico termoplastico, questo vuol dire che se riscaldato si scioglie e quando si raffredda rimane con le stesse caratteristiche chimico-fisiche, a meno che non si va a temperature eccessivamente alte. L'uso del bitume è cosa molto antica, però al momento diciamo, la maggior parte del suo impiego è per pavimentazione stradale e nel mondo vengono impiegate milioni di tonnellate di bitume per pavimentazione stradale. In realtà, diciamo, le caratteristiche dell'asfalto sono fortemente influenzate da questo bitume che, sebbene, diciamo, sia in realtà una componente minoritaria dell'asfalto, le caratteristiche meccaniche sono legate tutte alle caratteristiche chimico-fisiche del bitume. Succede che se diciamo, questo non è sufficientemente di qualità elevata, succede che le strade vanno in deterioramento molto facilmente. Siccome naturalmente qui bisogna cercare più che di entrare a livello scientifico di esporre l'idea, qual è il vantaggio di riciclare il bitume? Credo che sia molto semplice, molto semplice perché il bitume oggi, la produzione è legata essenzialmente al petrolio, cioè il bitume si estrae come prodotto del petrolio e naturalmente il petrolio avrà una fine e con esso avrà una fine anche il bitume stesso. I costi, naturalmente, man mano che ci si approssima a questo esaurimento dei giacimenti, cominciano a lievitare, per cui, diciamo, potrebbe anche non essere conveniente in un futuro usare il bitume come legante. Si è cominciato a riciclare, noi molto spesso sulle nostre strade vediamo che quando si fa una nuova pavimentazione si toglie via il bitume vecchio per metterci il nuovo. Ora, quel bitume asportato dalla strada in realtà non viene più buttato, ma subisce un processo di riciclo. Naturalmente i vantaggi sono evidenti, i vantaggi economici, quello di minor approvvigionamento di materie prime, quelli ambientali sono quelli di un minor consumo di risorse e di un minor consumo energetico. Questa parte qua, diciamo, tende un po' a spiegare perché noi ci occupiamo di questo materiale, poiché il bitume è un materiale cosiddetto colloidale. Siccome il nostro gruppo di ricerca si occupa in generale di colloidi, è un gruppo esperto in questa branca della chimico-fisica, ci siamo approcciati a questo particolare problema perché abbiamo iniziato una collaborazione con un'azienda locale che produce bitumi. Ora, normalmente la composizione del bitume è un affare molto complesso,
e deriva da molti fattori, primo fra tutti l'origine del bitume stesso, del petrolio, ma anche all'interno dello stesso giacimento si possono avere variazioni di composizione. Ora finisco dicendo l'idea fondamentale qual è? È quella di sostituire gli attuali standard empirici con tecniche chimico-fisiche. Cioè attualmente i test sul bitume vengono fatti, per la classificazione del bitume vengono fatti in maniera empirica, cioè si prende un pezzo di bitume, gli si fanno delle prove meccaniche e li si classifica. Noi intendiamo implementare questo sistema di classificazione e di riciclaggio in maniera da ottimizzare il processo di riciclaggio.